in questa puntata. Dopo la pausa estiva, i temi della ripresa. Il gonfalone d'argento all'Étoile Alice Mariani. Settima edizione di Senza fili, Pinocchio Street Festival. Un libro sul sito fortificato di Poggio alle Fate. Presentato La Rotta della Speranza. Pausa estiva per l'Aula del Consiglio regionale, una pausa caratterizzata anche da una campagna elettorale estiva, ma sul tavolo molti temi che verranno affrontati alla ripresa delle attività a settembre. Intanto dobbiamo stare attenti a cosa succederà sul trasporto pubblico locale, perché dobbiamo garantire ai nostri ragazzi di poter usufruire del trasporto pubblico per andare a scuola. Siccome abbiamo notizie poco certe sulla garanzia del servizio, io credo che questo sia un tema fondamentale da affrontare quest'estate. Altro tema ovviamente sono le liste d'attesa alla sanità, che è in sofferenza ormai non da oggi ma da tanto troppo tempo. È ovvio ed evidente che ci rimane aperto il gap delle infrastrutture e i fondi che arriveranno a livello europeo. Noi abbiamo ben chiaro che i soldi stanno per arrivare, tra l'altro come sappiamo sono fondi che poi dovremo restituire all'Europa e dobbiamo monitorare che non scappino, che non vengano gestiti male. Quindi le partite aperte sono tante e non è neanche giusto andare in ferie in un momento così caldo. Io penso che il contributo di tutti sia fondamentale. Certo è che purtroppo il PD Regione Toscana il contributo dell'opposizione, del centrodestra e anche della Lega lo accoglie malvolentieri, quando invece dovremmo essere qui tutti quanti per il bene dei cittadini. Ma a settembre il Consiglio regionale dobbiamo avere il coraggio di affrontare la programmazione dei prossimi anni, nel prossimo piano regionale di sviluppo dobbiamo definire le linee strategiche, dobbiamo assegnare ai territori le compensazioni di quelle risorse che il PNRR non ne avranno beneficiato del PNRR, su questo affrontare un DEF e trovare delle misure in grado di dare una risposta importante in termini finanziari alla crisi, all'inflazione, alla questione di carattere energetico, al piano dei rifiuti, fare della nostra regione una regione che abbia coraggio di fare sviluppo ma di credere nella sostenibilità. Ma dare queste grandi risposte, da una parte quella energetica, da una parte dare una risposta sociale alle famiglie che sicuramente troveranno a vivere una fase molto complessa e soprattutto accelerare sugli investimenti in termini infrastrutturali. Quindi insomma io credo che a quel punto saranno trascorsi 2 anni di questa legislatura e ci sarà da cambiare marcia per arrivare a fare, diciamo, nei prossimi 3 tutto quello che ci siamo detti di voler fare in questo mandato. Settembre storicamente è il mese del rientro al lavoro, del rientro a scuola, quindi assolutamente priorità a questi 2 mondi, al mondo del lavoro e al mondo della scuola e a ciò che fa da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ovvero il trasporto pubblico locale, che è tema regionale, che è un tema tosto perché è un tema difficile. La gara, famosa gara che ha visto iniziare il lavoro di Autolinee Toscane, sta portando una sequela di disastri nella nostra regione, sia da un punto di vista di chi in Autolinee Toscane lavora, sia da un punto di vista di chi con Autolinee Toscana vive, quindi gli utenti, coloro che ne fanno utilizzo. Sperando di poterci concentrare sulla scuola, sul lavoro e sul trasporto pubblico locale e non nuovamente sulla sanità, o meglio, ci si possa concentrare soltanto sulla sanità ordinaria e non su una nuova emergenza da coronavirus. Dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati generali della sanità, perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque si hanno bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati. Detto questo, anche gli ospedali sono in gravi criticità. Pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire alle criticità del caldo, fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere. L'altro punto che va sicuramente analizzato sono le comunità energetiche. Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa e che ha già superato, diciamo, dei primi passaggi per quanto riguarda la coerenza e gli obiettivi. Ecco, quello credo che sia una cosa che debba essere immediatamente messa in pista, per la quale non accetteremo delle pause, e la scuola, che anch'essa rischia di essere una cenerentola. Dobbiamo garantire un ritorno sicuro e tranquillo ai nostri ragazzi nelle scuole.
L'orgoglio è la soddisfazione di vedere una toscana nel ruolo di prima ballerina alla Scala di Milano, che con il suo talento, la dedizione al lavoro e la tenacia incarna un modello positivo da proporre ai cittadini toscani, in particolare alle giovani generazioni che possono e devono aspirare a raggiungere i loro sogni. È con questa motivazione di fondo che il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell'Ufficio di Presidenza hanno deciso di conferire il gonfalone d'argento ad Alice Mariani, nuova étoile della Scala, uno dei più prestigiosi teatri al mondo per la danza classica, la cui cerimonia si è svolta nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso. Sono davvero orgoglioso che oggi il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, per questo ringrazio tutti i colleghi dell'Ufficio di Presidenza, venga conferito ad Alice Mariani. È un po' il segno della Toscana che vogliamo. Una ragazza nata in un piccolo centro, non nel capoluogo di regione, che grazie all'impegno, alla tenacia, alla fatica, anche ad anni trascorsi all'estero, riesce a raggiungere un sogno, perché questo è un sogno per tante ragazze che provano ad emergere. E io sono davvero orgoglioso e mi auguro che Alice possa portare il Pegaso alato sul palcoscenico e possa volare in alto insieme a lui. Sono davvero onorata di essere qui e di ricevere questo riconoscimento così importante da parte della mia regione Toscana, che è una regione che ho sempre amato e adorato nonostante tutti gli anni all'estero, e ringrazio sicuramente, un ringraziamento speciale va al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, e nulla, è davvero un grandissimo onore essere qua. Sì, per me parlare non è così facile come ballare sul palcoscenico, per me quello è davvero il posto giusto per me, dove mi posso esprimere, dove posso emozionarmi, e quindi è stato un percorso travagliato il mio, perché sicuramente ho fatto tanti anni fuori, sono andata via di casa molto presto, avevo 13 anni, quindi ero molto piccola, sono andata a Milano e poi all'età di 18 anni mi sono trasferita in Germania. Pensavo fosse una piccola esperienza all'estero, invece è durata 10 anni, quindi insomma è stata abbastanza lunga, però il mio desiderio è sempre stato quello di tornare, e quindi l'essere qui oggi nel mio paese, al Teatro alla Scala, con questa nomina di prima ballerina, davvero mi rende una persona fortunatissima e felicissima. L'antico borgo di Collodi, il parco di Pinocchio e il giardino storico di Villa Garzoni sono le suggestive location della 7ª edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival. La rassegna di teatro, musica e circo si svolgerà dal 26 al 28 agosto. Finalmente, dopo 2 anni di pandemia, riscopriamo questa manifestazione in tutta la sua articolazione, quindi la possiamo di nuovo tornare a vivere in tutte le sue componenti, e sono previsti fino a 100 spettacoli contando tutte le repliche, tra Collodi Castello, il meraviglioso Giardino Garzoni e il Parco di Pinocchio con Piazza dei Mosaici. Artisti e compagnie internazionali che vengono da tutto il mondo, grazie diciamo a un progetto che negli anni si è strutturato e si impone ormai come uno degli eventi più interessanti, insomma innovativi, dell'estate toscana. Peraltro negli ultimi tempi abbiamo da offrire un territorio molto più vasto di quello che lo era in precedenza, nel senso che la Fondazione ha acquistato sia il giardino che la villa di Collodi, tutte le aree possibili disponibili su Collodi per realizzare questo progetto che ormai ha 25 anni, del parco policentrico Collodi Pinocchio, che penso fu presentato alla Commissione europea a Bruxelles il 25 novembre del 1995. Da allora era un pezzettino, oggi tutte le aree di questo progetto sono della Fondazione, quindi il progetto ha preso avvio. Ovviamente un festival come quello rientra nel concetto e nelle attività della Fondazione, che essenzialmente si rivolge all'infanzia, i suoi compiti sono notevolmente ampliati, ma insomma si rivolge più ai giovani che non agli anziani come me.
una scoperta particolare nata dall'amore per il territorio e dalla curiosità di scoprirne tratti, tradizioni, identità. La storia del sito fortificato di Poggio alle Fate, una cinta muraria di epoca protostorica, è stata svelata in Palazzo del Pegaso grazie al libro curato dal gruppo archeologico paleontologico di Livorno. Il volume racconta il lavoro di squadra portato avanti dal gruppo con la Soprintendenza archeologica di Pisa e Livorno e conferma l'enorme patrimonio di bellezza della Toscana, poco noto certo, ma non meno importante, ha ribadito il presidente dell'Assemblea legislativa intervenuto alla presentazione. Una struttura estremamente interessante, perché è una cinta muraria di epoca protostorica, quindi si va addirittura, si presume, bronzo finale, quindi età del ferro. Ecco, poi sembra che ci sia stata una rioccupazione in periodo etrusco ellenistico e con questo abbiamo dato collaborazione alla sovrintendenza, perché ha effettuato una decina di saggi che hanno confermato quello che dicevo prima. La cosa estremamente interessante è perché questa struttura sarebbe l'unica che è presente sui Monti Livornesi, dove sono ricordate, sono presenti altre due cinte murarie, una dove molto probabilmente è una fortezza d'Artura di epoca etrusca e l'altra che invece è una cinta muraria completamente anonima e sconosciuta, che fino ad ora nessuno è stato in grado di poter classificare, ma anche perché mancano degli studi ed approfondimenti su quest'altre due. Mentre su Poggio alle Fate questa ricerca credo che abbia chiarito diversi aspetti che prima erano rimasti sconosciuti. La serie di saggi che la Soprintendenza ha fatto con la collaborazione per la logistica del gruppo archeologico è stato importante per riuscire non tanto a localizzare i vecchi scavi, di cui purtroppo non si conosce ancora l'ubicazione, però a capire quanto questo sito sia importante. Sono stati fatti solo 10 saggi, non è stato scavato tutto, sarebbe impossibile, però solo questi 10 saggi hanno confermato che siamo di fronte a un sito molto importante sui Monti Livornesi, un sito finora non adeguatamente valorizzato. Speriamo che in futuro appunto possa essere anche meta di fruizione, ecco, per un turismo magari interessato. Uno sguardo a tutto tondo sul mondo del lavoro toccato dalla pandemia e quindi profondamente cambiato, destinato a seguire un'evoluzione lenta e veloce insieme. Nulla tornerà come prima, è la certezza di fondo che emerge dalle pagine di La rotta della speranza, lavoro, sicurezza e salute di Giorgio Valentini. Ogni giorno sentiamo sempre più fragile quella dignità, che è la dignità di andare a lavorare in maniera sicura, che purtroppo non avviene nella maniera in cui dovrebbe avvenire. Allora servono più controllo, serve la capacità anche di investire più risorse. Noi abbiamo lanciato in Consiglio regionale una norma a tutela della salute e della sicurezza dei nuovi fattorini digitali, i rider, quelli che ogni giorno ci portano a casa il cibo oppure gli acquisti online. Ognuno di loro è guidato da un algoritmo e si trova purtroppo a dover affrontare, per seguire quell'algoritmo, corse sempre più veloci e sempre in maniera meno sicura. E allora questa è la sfida della politica. Oggi sono contento che siamo qui, sono contento che insieme a noi ci sia anche l'assessora Alessandra Nardini, che su questi temi si sta impegnando. Ci racconta tante cose, ci racconta storie, ci racconta il vissuto anche personale, ma di tante persone nella pandemia, ma anche diciamo così, che ho incontrato nella vita di operatore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come consulente in tante aziende. Ci racconta e soprattutto parte da quelli che sono i cardini del nostro ordinamento, cioè dalla Costituzione, e come questi valori sono anche talvolta messi in discussione, come si possono affermare, quindi anche alla luce della pandemia, che, come dire, è un evento che
ormai ha cambiato tutto, ha cambiato tanti paradigmi nella politica, nella vita sociale e anche quindi nella sicurezza dei lavoratori, nella sicurezza dei cittadini, nella tutela della salute. È un libro che vuol dire che sicurezza e salute non si possono affrontare solo in un ambito, vanno affrontati complessivamente nella società. Non è un libro per tecnici, è un libro per tutti. Molti ci si possono ritrovare, altri meno, magari altri lo possono utilizzare come strumento di lavoro anche per chi fa questa attività.